attenzione, cioè io veramente sono agitatissimo. Cioè poi entrare in un'aula e devo parlare per due o più ore. Due. Era tanto tempo che dovevo entrare in un'aula di università, ormai quasi 5 anni. Sono stato strappato dai banchi di scuola, pronto abbiamo preso un provino passato e quindi è iniziata tutta una trafila incredibile. Sono un giovane sicuramente che è molto vicino al cambiamento, è sempre stata una parola che mi ha affascinato. E voi parlavate di cambiamento un po' in negativo quasi, no? Invece secondo me il cambiamento è sempre comunque positivo, cioè che sia buono o cattivo comunque è sempre positivo. Sto tremando. Nessuno ti dà un po' il tempo, no? Devi cercare anche il tempo nel parlare. Quindi che stavate dicendo? Stavamo dicendo che non è vero che è negativo, anzi. Ah no, non è infatti. Positivissimo. Cioè per me. Cioè io ho sempre adottato questo, ma sia per la mia vita privata che per la vita diciamo artistica che faccio da pochi anni, cioè tanti ma pochissimi, perché sono 5 anni e rispetto a una vita sono veramente pochi. Ci abbiamo messo, come Andrea sa bene, quasi 2 anni per scrivere questo nuovo album e per creare un modo diverso di far uscire un nuovo progetto, quindi ci abbiamo messo un bel po', loro erano tipo lì a dire: quindi questo disco esce o no? Allora esce o no? Speriamo prima o poi uscirà questo disco. No, l'abbiamo chiamato bene, è veramente un progetto aperto. Per questo tu un giorno sei venuto e hai detto: senti, ma io ci avrei un'idea. È quale? Perché io, cioè, non posso essere costretto troppo dentro una gabbia temporanea, perché c'è un sacco di cose da dire, no? Sì. Per cui sono andata fuori questa idea di quasi dividere, anzi quasi, di dividere in due parti, no, questo progetto. Ma infatti il titolo... E quindi ho detto: fai quello che vuoi, ti ho detto. Devo dire che di solito noi che siamo sotto casa discografica siamo sempre un po' contro la nostra casa discografica, perché non ci permettono del tutto di esprimere via discorrendo, sempre solite storie. Devo dire che in questo caso e in tutti gli anni che poi sono passati con un presidente come Andrea e con tutta la crew Sony che mi ha supportato, siamo riusciti a fare delle belle cose, siamo riusciti comunque a realizzare le idee che avevamo. E in questo progetto che parte è nuovo, credo il titolo di questa giornata sia poi quello più giusto, che è poi dal disco alla playlist. Ovviamente il disco dobbiamo comunque farlo perché siamo in una fase di transizione, quindi ancora non siamo del tutto sulla tecnologia o passati a una digitalizzazione del mondo, dell'universo, del ignoto e di tutto. Quindi dovremmo fare ovviamente una cosa un po' a mezzo, però stiamo facendo questo passaggio qua. Ho cercato semplicemente di trovare, abbiamo cercato con il mio team di cercare un modo per far sì che questo avvenga più rapidamente, no? E che noi avessimo a disposizione non un disco, ma come una playlist aperta, no? Come se si aprisse un piccolo mondo e tu potessi mettere dentro qualsiasi cosa, diciamo, e che sia tutto in continuo e costante cambiamento, comunque che tutto sia modificabile. Ma quindi è un po' anche un work in progress? Assolutamente sì. Il problema è che è talmente tanto work in progress che non ho ancora il disco. È anche il primo. Stiamo ultimando delle cose, perché poi ovviamente io ripeto sempre, cioè non credo molto nei segni, però mi hanno sempre detto che il Capricorno è un segno molto pignolo, è decoscio, dicono.
e quindi un po' un perfezionista, quindi io tendo sempre a rientrare in studio e a stare continuamente in studio dalla mattina alla sera, cambiando ogni minima cosa di arrangiamento e tutto. Ieri quando ci siamo visti, il mio amico Fede è entrato in studio e ovviamente ha detto, è rimasto un po' tipo, ma questo è tutto un processo, perché stavamo ovviamente missando un pezzo, credo, e quindi c'erano tutte queste fasi tipo evolutive di un pezzo, e lui è rimasto un po'... Che ma... E ovviamente dietro un disco si lavora ogni giorno, e sicuramente ci sono dei passaggi che molte persone che ovviamente non sono dentro non conoscono. È una gran rottura di... no, è una cosa veramente molto bella, cioè nel senso lavorare in studio e lavorare suono per suono, traccia per traccia. Siamo riusciti quest'anno, ho fatto il record credo, quest'anno con il singolo che poi magari lo ascolteremo se per l'anno. C'ho anche una sorpresa. Okay. No, quindi sono arrivato al record delle tracce possibili in un pezzo, sono 152 solamente in un pezzo e in cui mi ero, e quindi per missarlo colgo l'occasione per salutare il mio produttore che è Michele Canova e il fonico che è Tino Mischero, che con lui è stato praticamente in studio con me con la frusta dietro a cambiare ogni minima traccia, a sentire ogni minima traccia, alza questo, un po' di bassi, un po' di su, no perché questo non va bene tutto, ma eravamo qui per parlare di altre cose. No, anche perché quando parlavo della musica e lavoro, no? Il nostro lavoro, nel tuo caso, a un certo punto sarà anche quello di tirarti fuori dallo studio, perché c'è quel signore là che si chiama Pico Cibelli là in fondo, che tu sai bene chi è, che è diciamo il nostro direttore artistico che ha diciamo curato il progetto di Marco. Giustamente come tutti gli artisti, quando fanno un disco è come fare un figlio, no? una gestazione anche molto dolorosa per certi versi. Però è chiaro che a un certo punto bisogna mettere un punto, altrimenti diventa troppo work in progress, allora diventa solo un gran casino. Per cui siamo a un punto direi lì, no? Cioè, no, ma io con questa scusa, ovviamente, con la scusa del disco aperto, posso stare in studio, sul palco, ecco. Girando, però sempre è in studio. No, sì, ma è bellissimo, cioè nel senso è... puoi cambiare le cose veramente all'ultimo momento. Esatto. E questo ovviamente per certi versi è una cosa anche negativa per tutti quelli che ovviamente devono consegnare un qualcosa di concreto, però per me è ovviamente un valore. No, però dicevo, tu in tutto questo però dai anche un occhio e un orecchio a quello che ti arriva dal tuo pubblico. Cioè, noi prima vedevamo questo frammento, un minuto di immagini da Keep the Secret, dove tu comunque hai voluto avere proprio un riscontro diretto da una parte del tuo pubblico, anche in maniera molto curiosa, no? Direi, cioè, per capire un po' com'era il riscontro, come hanno reagito. Ma io devo dire, sembro, molte volte dico, molte persone dicono è molto sicuro di sé, rimane anche un po' antipatico e magari un po' lo sono anche. Però quando presenti un nuovo progetto, poi dopo tutto questo tempo, comunque il vecchio disco, il vecchio progetto è finito poco tempo fa e questo nuovo progetto era già iniziato a fine di Sanremo 2012-13. Vabbè, diciamo non sono proprio con l'età, è chiuso in studio, non mi ricordo neanche che giorno è oggi, però dico, ovviamente hai sempre paura, angoscia, cioè devi presentare una cosa nuova e magari devi presentare anche un minimo di cambiamento, no? Un cambiamento. Io ho paura e credo che sia anche un po' normale.
cercavo la forza ovviamente nelle persone che hanno permesso in questi 5 anni che io facessi quello che volevo, cioè nel senso che io mettessi in pratica le mie idee, no? Quindi abbiamo sempre parlato di condivisione e quindi questo cambiamento ovviamente dovevo condividerlo con le persone che hanno permesso tutto questo. Hanno sentito loro prima il singolo che gli addetti ai lavori, anche perché ovviamente non che me ne voglia Andrea Lanfranchi che era qui dietro e Corriere, tutti che ci permettono ovviamente di uscire anche loro nel cambiamento, perché ma poi i giornali forse chi li leggerà più, li leggiamo solamente sul tablet, quindi vedi anche lì c'è il cambiamento, tutta la società sta cambiando, figata, ciao. No? Per chiudere. Dai, no, così. No, però dico, hanno sentito prima le persone che acquistano musica che gli addetti ai lavori. E quindi questa cosa era un buon modo per condividere questo cambiamento, forse per levarmi un po' di angoscia e per sentire ovviamente le critiche o meno del nuovo lavoro. E com'è andata? La debata? Malissimo. Male, sì. No, è andata molto bene, anche perché veramente si sono fatte anche due sole, però anche delle critiche costruttive anche, cioè nel senso spiegato punto per punto, traccia per traccia, nota per nota, sono delle persone molto colte, culturali, molto preparate, molto toste, ma anche l'azio. Ti ho detto ieri, ho fatto un esordio, di filologia germanica che... Vabbè, vedremo che... Ma dimmi un po', anche l'app? La prossima volta che ci troveremo sarà per... Ecco, per un esame. No. No, perché tu secondo me l'esame diventi cattivo. È certo che poi l'esame... Buono, tutto figo, giovane, tutto ma chiaro. Poi è quello che è testare Marzola. Che stai guardando qui dietro le luci? No, e voglio dire, ma senti un po', anche in tutto questo, con il tuo rapporto con il tuo pubblico, con i tuoi fan, forse anche l'app ha un po' questo... Allora, la verità di quest'app... Dimmela. Dice, non ci mancava niente, cioè stavamo facendo di tutto, quindi facciamo anche l'app giustamente. La verità di quest'app è che io ovviamente essendo un po' un 50-50, perché ovviamente sono nato nell'88 e quindi piena ascesa della tecnologia, no? Cominciavano a venire fuori i primi computer intelligenti, perché quelli di prima non lo erano. Comunque l'uso degli smartphone e via discorrendo, e io ovviamente rimango sempre un po' pro e un po' contro. Ovviamente pro social network e tutto quello che è, perché per la comunicazione sono più veloci, è possibile condividere con le persone che ti seguono tantissime cose a velocità incredibile. Basta un click e tu veramente puoi mandare un messaggio a tutte le persone che ti seguono. E qui ci siamo, è bellissimo. Ovviamente sono anche uno che tiene molto ai rapporti uomo a uomo, comunque, cioè trovandomi davanti delle persone, degli occhi, delle anime, delle... E quindi abbiamo creato quest'app perché mi rendesse più facile il controllare anche i social network, perché loggandoti tu praticamente hai tutti i social che si uniscono senza ma entra su Instagram, esci da Instagram, entra su Facebook, esci da Facebook, entra su Twitter, esci da Twitter, che pizze. Dico, troviamo una cosa per accorparli tutti e per accorpare poi tutte le notizie e tutte le novità che c'erano, no? E è anche un modo per controllare, per tenere sotto controllo un fan club che piano piano sta diventando molto... Oh, yeah.
imprenditrice. che piano piano cresce sempre di più. E quindi era un modo per un modo diverso per come si dice? Vedere la parola calabbiare, ma i cani però no, sì, cioè rendendo comunque gratis, si raccoglie tante informazioni e persone e ovviamente per non fare la solita boh, iscriviti a fai il tesseramento, paga 300 euro all'anno, no, vai su Apple Store o ti scarichi l'applicazione gratuitamente e è come se tu avessi un tesseramento per il mio pack gratuito. Che bello! Perché tutto quello che è fuori dalla musica si può anche non pagare, cioè in questo caso ovviamente. L'unica cosa che si deve pagare secondo me è la musica. Perché ovviamente uno entra in un museo e paga ovviamente un biglietto. Adesso siamo ancora più facilitati perché abbiamo delle piattaforme come Spotify o come iTunes che ci permettono di acquistare musica a un prezzo molto ridotto.